mi ricordo che giocavo al campo di Pozzolana Rossa, cioè era unico, era una cosa unica che penso che le generazioni adesso non sanno nemmeno che significa, non lo capiranno mai, perché hanno il campo sintetico, già la scarpetta colorata, noi giocavamo così sul campo in terra, bagnati, niente, ci divertivamo, però ogni generazione è figlia della sua epoca, insomma. Ma diciamo che negli anni sono migliorato anche in campo. Io ero molto ansioso nella mia prima parte di carriera, negli anni, forse un po' con l'esperienza, un po' con gli anni che comunque avanzano, riesci a gestire meglio le emozioni. Il fatto di essere tranquillo al di fuori del campo, questo mi viene dalla fede. Un bel po' di anni fa ho cominciato a leggere la Bibbia, ho cominciato a frequentare comunque una chiesa evangeliche, comunque, e mi hanno aiutato tanto a mettere da parte un po' il proprio io e ad occuparmi più della fede, insomma. Non sono più io quanto Matteo al centro del mondo. Non mi ritengo al centro del mondo, per me al primo posto cerco, anche se per quanto è difficile, di mettere sempre Gesù. Questo non significa che un calciatore che è cristiano, che va in campo, non è cattivo, non è agonismo, non è, perché poi sembra che veniamo definiti come finti preti, no? Perché il calcio è così, si danno le etichette, ma noi siamo convinti di quello che facciamo perché è il nostro lavoro e perché lo vogliamo fare bene, con i valori cristiani, valori umani, quelli giusti. Il mio rapporto con mio fratello è fantastico, noi siamo una cosa sola, noi ci capiamo al volo anche a 700 km di distanza, io so il suo stato d'animo, lo capisco subito, abbiamo lo stesso modo di pensare, siamo molto in simbiosi. Il fatto che abbiamo giocato 5 anni insieme ci ha aiutato tantissimo e io sono convinto che la distanza da me a lui non gli ha fatto tanto bene, quindi viceversa io, appunto, perché sono molto più, come si dice, sono molto più, quando maturo nella fede, sono riuscito a vivere questo distacco in maniera meno traumatica, perché poi alla fine è sempre tuo fratello. Vabbè, lui è un po' più grande di me, lui è l'appassionato di calcio, è lui, vero e proprio. Io mi sono dovuto quasi adattare, perché nostro padre, appunto, è un appassionato, proprio vede tutte le partite di tutte le categorie e ci ha sempre seguito, insomma. Però il vero appassionato di calcio è sempre stato mio fratello. Quando lui è andato via di casa per primo, per andare a Pescara, io dovevo andare, cioè dovevo fare tutti, cioè dovevo seguire le sue orme, quindi è stato così, ci sono riuscito. Io sinceramente non pensavo, se mi riguardo indietro, non avrei mai pensato di poter fare calciatore anche a buoni livelli, insomma. Quindi un aspetto che mi piace rimarcare della mia famiglia, in questo caso di mio padre, è la serietà che ci ha dato la serietà e il rispetto dei nostri superiori, insomma, degli allenatori, delle società, a essere rispettosi e a fare sempre quello che ci dicevano i nostri superiori. La famiglia cioè la pace in famiglia non ha prezzo. Io forse sarò ripetitivo, però tutto quello che faccio lo faccio in funzione della fede, quindi anche nella vita familiare, la vita con mia moglie, il matrimonio è una cosa seria, non è una moda, non è fare un figlio per moda, non è perché adesso vabbè stiamo insieme, facciamo un figlio, poi ognuno se ne va alle case sue se le cose non vanno bene. No, per me è stata una cosa, sono stato, non mi piace dire fortunato, sono stato benedetto perché ho trovato la donna della mia vita, ma abbiamo avuto i nostri alti e bassi, però quando
abbiamo deciso di sposarci, l'abbiamo fatto con tutte le convinzioni possibili. L'arrivo del mio secondogenito è arrivato proprio durante il lockdown e mi è andata bene che sono riuscito a stare a casa, perché avevo una motivazione valida. Poi comunque sono riuscito a raggiungere mia moglie che ha partorito dove abitiamo noi, e ho potuto vivere la famiglia proprio H24. Non è semplice, perché non è tutto rose e fiori, perché comunque i figli ti portano tanto stress, comunque sono impegnativi, vogliono tante attenzioni. E poi nel mondo di oggi, dove siamo super distratti, mi piace dire così, siamo distratti da quello che ci succede intorno, dal telefono, televisione, social, tutto, a volte li trascuriamo, e loro ci danno dei messaggi che noi a volte non capiamo, e poi ce la prendiamo con loro perché sono irrequieti. Ma penso che dobbiamo essere un po' più attenti ai nostri figli, ai loro segnali, perché hanno bisogno di noi. È un po' il mondo che sta andando in una direzione, purtroppo è quella del successo, della fama, di fare soldi, di prevalere per forza sull'altro. Me ne accorgo dai programmi in TV dove si vuole sovvertire proprio l'ordine normale delle cose. È così, c'è scritto nella Bibbia che sarà così, quindi non è niente di nuovo per me. Dopo il settore giovanile a Pescara, che era il momento dove comunque stavo cominciando a diventare grande, mi ero iscritto all'università, ma tanto perché comunque ogni ragazzo fa le superiori e poi se ha la possibilità si iscrive all'università. E poi sono venuto a giocare in Serie D qui proprio a Bitonto, e sono partito con... cioè, la vedevo come la mia unica strada, perché non avevo altre strade. Cercavo di studiare, perché comunque anche lì ero bravino, però non è che mi applicavo più di tanto. Però la vedevo come la mia unica strada, però poi se ci ripenso dico, hai fatto una cosa grande, cioè è stata una... cioè, non me l'aspettavo. Però in quel momento era la mia unica strada, fare il calciatore. Però come ti dicevo, nello stesso tempo non pensavo di arrivare a farlo a livelli buoni. Che tipo di bambino ero? Dispettoso, diciamo, non mi filavo nessuno da piccolo, ero un po' così. Infatti mio fratello ha un po' sofferto la mia, perché avevo il caschetto biondo, sai, il secondo arrivato, il cocco di casa, e lui era il primo, quindi il secondo è sempre un po' più elogiato, ecco, diciamo così. Un bambino normale, ho vissuto in un paese di 1700 persone fino a 16 anni. Mi piace tanto tornare a casa, perché quando sono andato via di casa dai 13 in poi ho perso le amicizie, non le ho perse, però ho perso tanti momenti di tanti ragazzi normali. Quindi quando ho un giorno mi piace andare a casa, stare sul divano davanti al camino, andare al bar del paese, cioè, quindi mi piacciono le cose normali. Da 8 mesi a questa parte, dopo l'arrivo soprattutto del secondo, cerco di aiutare il più possibile mia moglie, perché noi diamo tutto per scontato, ma il lavoro che fanno le donne è qualcosa di encomiabile. Ad esempio, con il piccolo io riesco ad averlo tra le braccia 5 minuti, poi perdo subito la pazienza, soprattutto quando piange, quando fa le lagne, quando non si capisce che vuole, no? Perché i bambini sono così.
e noi diamo per scontato che la donna debba fare tutto, cucinare, pulire, occuparsi dei bambini, è pure veloce, e quindi sempre rimettendo al primo posto la fede, cerco di dare una mano in tutti i modi, se ci sono da lavare i piatti, c'è da pulire, c'è qualche volta anche da stirare, rendermi utile, perché poi se la moglie è stressata non conviene a nessuno, quindi più in pace facciamo stare le donne, più pace c'è in casa. La mia grande duttilità tattica, ma non lo dico io perché lo dice un po' la mia carriera, insomma, al di là sono un giocatore molto, molto schematico, quindi riesco ad assimilare i concetti del campo, riesco a riportarli in campo, ma mi sono accorto, l'esperienza di Frosinone mi ha fatto capire che con un gruppo di amici, di quasi fratelli, e poi io ne avevo uno vero in campo, si possono raggiungere dei traguardi incredibili, e quell'esperienza ha fatto sì che migliorassi anche nel mettere da parte proprio me stesso in campo, pur di aiutare la squadra, nel senso, a volte fare una sovrapposizione in meno per farmi dire quanto sei bello, quanto sei bravo, magari andarne a giovare io personalmente, preferisco fare una copertura fatta bene se in quel momento vedo che c'è un pericolo, che la mia squadra potrebbe risentirne. Quindi è una qualità che tutti gli allenatori che ho avuto mi hanno riconosciuto, infatti quasi tutti gli allenatori con cui sono stato mi hanno dato sempre l'opportunità di giocare, comunque mi hanno sempre preso in considerazione. Domande?